Le energie ci danno l'ok. Quindi. Quindi, benvenuti in Libes. Uomini dei qua. Che bot? Quello che dice siamo in live. Sì, sì, sì. No, pezzoli, date di là. Oh, pezzoli! Ma voi non le potete vedere perché a Twitch sono le pigliamma. No more citizens strong enough to die by the city. Ok, quindi considerando che qui è detto. Allora. E... ok. Quindi. E questo fittato che non mi dà il coso. Questo uguale. Bianchi fittato per me. E quindi ragazzi andiamo dopo 12.000 anni di storia occulto al come si dice dal tizio. Little Will, such a tragedy. His own father, cut down in his prime. Damn shame, if you ask me. A man of the people, the grandest of dukes. Infatti me l'aspettavo che in realtà il duca fosse morto. Lost to us. Or is he? Chi è lei, fighissimo? È un demone dell'Avernus. I'm saying that someone stepping off stage doesn't have to mean the end of their story. Meet me in your camp. I've got a devil of a proposal. Niente, scherzavo. Io ho detto io non c'è niente. Sì, perché effettivamente che il duca fosse morto me lo aspettavo. Perché beh, ha detto. Che infatti qui continua a dirlo, ma mi sa che questo vai quello del ragazzino, quello che dicevi oggi col tipo, eh? E quello che dicevi oggi col tipo, quello che devi trovare. No, praticamente è una missione che c'è dall'inizio, che è il gran duca, cioè il gran duca di Baldur's Gate. Ti voleva la fazione? No, Rea, non c'ho bisogno, non c'ho bisogno. E c'è dov'è? No, è che banalmente me lo immaginavo che fosse morto. Ma te lo danno? No, ti spiego, perché se quello lì del Granduca, salvare il Granduca, mi sta dicendo raggiungiamo il centro di comando sottomarino di Gortash, noto anche come il Trono di Ferro, dobbiamo salvare il Granduca. Io ci sono già andato. È il posto che salta per aria e devo... ma è strano che comunque te lo scassi e te lo appartiene. Penso che qui no, perché banalmente continua a rimanere lì. Ma ti penso quello sia una cosa che è sbagliata, comunque. Infatti dovrebbe essere data fallita, no? Cioè, un pezzo non lo metta fallita proprio per il discorso del... No, che c'è appunto questo qui della demoniesa che fa... Anche se è morto, non è necessariamente detto che è morto definitivamente. Ah, è vero, forse per parlare con il tipo per il quale mi invita. Allora, infatti vediamo un po' cosa si può fare. No. Certainly not. But she's as inevitable as Toril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mazora. I can already feel her tightening the leash.
This might be my last chance to escape it. Ah, ma ci devo andare di notte? Sì, a quanto pare. Già, a parte che poi in realtà ci avrei ancora un'altra cosa da fare prima. Perché dovrei andare nella gilda delle avventure dei ladri. Comunque ha detto che la puoi riportare in vita? Non lo so, sto facendo ora. Hello, dear. Adjudicators of diabolic contracts and bargains. Holy hells. You do not call upon the sisters. They come when the hells demand witness. Your father is dead, Will. The dead three have claimed their prize. Dead? God's damn wretches! Still yourself, pup. Not every death is forever. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Ripeto, vado sempre di roleplay, ragazzi. Così come ho fatto con quegli altri, il mio personaggio non si... Comunque... Vabbè, io ho anche delle belle chiappette, però... Le prime erano molto belle. Comunque, dicevo, non mi sono mai intromesso nelle decisioni di nessun personaggio che mi seguiva. Ho sempre voluto il... Siccome è una tua faccenda personale, io ti sto accanto, ma non prendo la tua decisione. Quindi resto in silenzio. Yet no contract is ended without sacrifice, Will. The cost must be paid. Ah, lei è quella del Warlock. Will Ravenguard, a choice is before you. Option one. I raise your father from the dead. You pledge your soul to me. And the archdevil Zariel in a pact eternal. Option two. I break your pact, and you are freed from your duty. Your father remains dead, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will! Silence, Karlach! Mizora, you asshole! Choose. Dai, stavolta devo decidere per forza. No, secondo me riportare in vita il Granduca sembra una gran cazzata, nel senso...
Tanto nel frattempo piedini anime. Tanto cosa succede a potere qui se faccio il patto? Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Fa la cosa giusta, dona la tua anima. No, non ha alcun cazzo di senso. Ah, ti vanno a scegliere? Infatti. Come conosci l'altro? Perché allora, se devo andare di roleplay, il mio personaggio conosce il Granduca. A parte che basta essere balduriano. No, no, a parte non intendevo quello, intendevo il... Perché lei pensa a che fare con il contratto del ruolo. Il problema è che, cioè, il discorso è: riportiamo in vita il Duca e malediciamo lui per sempre, o lui, evitiamo a lui la dannazione eterna, ma il padre rimane morto. Secondo me non ha senso riportare in vita il Duca, cioè, per quanto mi riguarda, lascialo tra i morti. Quando la città sarà libera, potrai prendere il suo posto. You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Infatti non ce l'ho più il... Di due, guarda, non sono più di due. No, beh, è rimasto questo, però. Cosa, Willy è una scelta, accettare. Non ci sono altre conseguenze per le sue azioni. Altre conseguenze, parliamone. Ah, ma proprio mi rimane lì al campo. No, stai qui a fatti i cazzi miei. Dovresti parlarmi? Bel vestito qui. Lei è bellissima. No, ma qui c'è dei personaggi femminili che non so, è proprio... I beg your forgiveness for such undue impertinence. From now on, I promise him the same measure of respect he's shown his father. Oh, I almost forgot. Will sold his father's life for his freedom. My mistake. Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Okay. Oh, you are an inquisitive one. I thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? Che venga. The mistress can be so capricious. Spacca anche lei, eh? The nine hells of Beator. Each its own domain. Each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx.
How I adore it. The delicious agony of it all. The other eight, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Guarda. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead, after all. Beh, parliamo la sua lingua. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid many times over. I tell you what. When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Vabbè, vediamo un po'. Facciamo un giro di chiacchiere. Vediamo un secondo se ha qualcosa da dire. Sì, oh, a me lui mi ricorda un attore. Porca puttana. But Bo has warmth. If Will will let him share it a while. Guarda che se lo dice così, Misk. You will grow to like Jahira's incense in time. Like chewing herbs and soap, yes? Se lo dice così, però, Misk, cioè, sono un po' male, te lo dico. What's on your mind? I did not know Duke Ravengard that well, but I am sure he would not. Sì, infatti, tra l'altro, ragazzi, ho anche scelto questa opzione per questo motivo. I am sure Will knows that, but we would do well to remind him when his days grow dark. Hope. The very hook from which these devils try to hang us. I have no answers. For you or for Will. But if Mizora means to linger with us, I mean to find out if devils do indeed sleep. And just how heavily. Beh. Sono con te. Anche se vedere morto una gran bella pattonza mi dispiacerebbe un po'. Will gave up his father to have freedom. An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Will sacrificed his own father. Mm-hmm. A hard choice, but not one that is unknown in nature. At times, a seedling must strangle the very tree that bore it, if it's to survive. Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Non dici per esperienza personale? E da che si dorme? Suppongo qua. Però più che altro la domanda delle domande. Mm-hmm.
Ah, aspetta, direttamente. Sono cittadino, sì. Perché ora voglio andare da nove dita. Però voglio vedere tutto che faccia farà con Misk. Io li ammazzo tutti, non ho di questi problemi. Gilda di ladri, assassini, taglia borse. Cazzi tuoi. Cazzi bene, cazzo. Cazzo bene, cazzo. Allora, non c'è un'entrata più vicina della Gilda. Allora, devo andare a destra. Sì, qua. Andare subito da qua. No, non ci ripasso da qua, ma da e qui mi dice che c'è un passaggio, scusa. Ah, che giro del cazzo fa allora. Ah, no. No, c'è scollegato, capisci? No. Da qua. Non vince la parte, vero? Prendo gli schiaffi perché si è sfogliato il controllo, è così a caso. Va. E Carla, che mi stai dicendo che ci arrivano tutti tranne te? Hey, good looking. While I'm at it. Okay. Mi stai prendendo in giro? What to do? Okay. Ah, già, all'altro. Non me lo dimentico. Have you met my hamster? E tu? Mi vedo un po' sconvolti tra tutti. Se si sono affrontato i Gildani, dove ho visto che stava affrontando i Gildani, scusa. Easy. Any guild member strikes the first blow, it won't be the Zentrum that kills them. What has you sneaking around? Oh. Minsk does not sneak, Queen Cutpurse. He follows a direct line from boot to butt. Turning the Zentarim on me with my own coin. A dramatic entrance to land the killing blow yourself. I'll give you this stone, Lord.
You've got style. We are here to clench it, not to rub it all the deeper. You expect me to believe that you're here to help me? Helping first, and set menu nine fingers, and Boo will be having seconds. Don't let the hamster nibble on anything valuable. We might just get along, Stone Lord. Come then. There are visitors in my guild hall. I'd be a poor host to keep them waiting. Io non ho capito. Ok. Io non ci arriverò mai. Porca troia. No, però non ha molto senso. Vamos. Così. Ok. Neanche che c'è di... Ah no, sì, grande mischede. Dai! Certo è lungo proprio. Ah, aspetta però, siccome non sono un pio, pirla. Domanda. Ma se vi creassi un muro di fuoco, no, però non voglio recuperare. Così. Quanti di voi fanno kaboom? Mi fatto due indietro che non si sa mai. Allora mi raccomando, andateci a finire dentro le fiamme, eh? Allora. Potrei anche fare qui. Quanto ne so rimane? Ah, cazzo. Troppo in basso, no? Vabbè. Quanto adoro i sicche, gli Zentarin flambé. Quella madonna, un critico da 40 così? Aggressive? Ah, ma ci posso montare sopra? Ora, ti prego, dimmi che ci arrivi volando. Come no? Come no? Ah, guarda che presumo. Allora. Ora suppongo che tu ci arrivi.
chi stai sparando? Ah, la tipa, ok. Quella madusi. Ah, faccio... sì, qua! Mio sì! E niente! Ok, ora... La Rhaenyra avrebbe senso? Beh... E Ale, il guerriero al quando c'hai tre attacchi con attacco azione impetuosa non ha un briciolo di senso logico. Vuoi attaccare lei? Ah, ecco. Allora. Ah, questo l'ho proprio mancato. Buono. Breathe deep and move. Ah, sei scema però. Ok. Quindi perché presumo non prende anche un risolto in alfa. Ho sperato. Ah, però male, qualcuno riesce a attaccare. Arrivo qua. Mille ispirazioni basi. Sì. C'è quante ispirazioni magiche. Non è un problema, attacca tre volte. Allora. Un
under their noses. Non è che posso parlare anche. Purtroppo devo finire lì. Ah, potresti anche colpire ogni tanto, eh. Ah, come non ci arrivi, non ci credo. Perché sì, ma ti butti nel fuoco, imbecille. Who says smite? That means I must hit you very hard, I think. Perché c'ho l'ispirazione bardica? Ok. Allora, aspetta, è rimasti solo voi due, giusto? Tu. Ah, c'è saltato qui sopra. Palle. Tu. Dobbiamo un muro di fiamme. Ma potrei stare a guardare anche così su, ma assolutamente pieno di merda magica e di soldi. Io onestamente non ho neanche più voglia, cioè. Guarda, sì. Quanti sono Zentari? Just you and me now, Stone Lord. So if you mean to take my chair, you'll get no better chance than this. Minsk has no interest in your furniture, Nine Fingers. Only in the wicked romp that fills it. What? You have been a stone in this city's boot for too long. And it will be no Stone Lord who reaches twixt border and sticky toes to dislodge you. It will be Minsk. I haven't got the slightest idea what he's trying to say. Benvenuto nella mia vita. Non gli ripeto la roba mai, ma neanche a neanche. So the hound answers to his name again, does he? And you didn't have to put him down. Good. I'd rather you die as Minsk the mad Rashimar. It's silly, but do you know, you were something of a hero of mine when I was young. Even now your tongue twists the truth. When you were young and ten-fingered still, Minsk and Bu were stone, instituted on a city square. Aye, I remember the spot. By a garden on the wide. A soft thicket near the market, with ample pockets to pick. Celestia itself to a street rat looking for shelter. You might not have been wrestling monsters, but you kept the wind and the rain off. Heroic enough for me. Bah! You tried to dampen Boo's eyes. Do not think you will be spared his teeth. Evil is evil, even if it was once innocent. Oh, I'm no innocent. But evil? Well, you tell me. With the fist, the watch, and the council itself all licking the Absolute's boots, who's the only one left standing to protect Baldur's Gate? Heroes come and go, but the Guild has always been protecting the city until the Stone Lord came to break us.
voglio fare un intimidire a Misk. Così. A cazzo duro. Povero Misk. Deciso, I am shamed. Nadeshka. Unworthy to fight alongside my friends. Ooh, what am I to do? I can't speak for your rodent, but I know something of debts. If you reckon you've got one to repay, well, we could always work together. With you? Pugh. Minsk has no lust for gold, that he would shake grandmothers by their ankles or set Boo nibbling at their purse strings. I'm not talking about that. We've both got bigger enemies than one another. The city's enemies. And Tyr's honest truth, you gave my guild the wake-up call it needed. We've grown complacent, lazy, too sure of our standing. We never would have needed the Zent if we'd had a fighting force of our own. Swords for the city when the Watch and the Fist fail us. Like a berserker lodge of my homeland. No army or militia serving the local lords, but heroes. Working for the common good. Heroes. Sì, era. Well, Minsk and Boo accept. I'm sorry, you what? Boo and I will be your berserker lodge, taking the ugly ways of your guild and beating them into a more virtuous shape. That's not even slightly what I was saying. I wasn't asking. You are right. I have proven myself unworthy. I cannot serve this city if I was so easily turned against it. Niente, boh, sì, cioè, Misk si percula da solo. No longer know what is good. Misk. Misk, sono abbastanza certa che il bene sia letteralmente l'unica cosa che sai. Allora, do la risposta che non posso dare altra risposta a Misk. Affidati a Boo. Boo. È vero. Kingpin Boo. My friend, your wisdom is vast and unknowable as the Rashimi High Country. What say you, Boo? When the Absolute is slain, shall we join Nine Fingers Keen and show her the ways of goodness? Can't we just go back to killing one another instead? All right, fine. Let's leave this particular fight for when the actual war is won, shall we? With the Stone Lord off my back, I'll be able to bring my people out of hiding. Cobble together a force so we're ready when you call on us. You have my thanks, though. I'm still not actually sure you haven't made my life that little bit harder. E ora abbiamo anche noi. Ho un po' di alleati, dai. Sono. E abbiamo completato la missione. E ora sì, non mi manca altro. Quindi fatto meno punti. Vabbè, passo da qui, faccio prima. Sempre che riesco a riuscire un'altra volta. La faremo. O qualcun altro ci fermerà un'altra volta. Ok. Ah, che bello, le robot su tutti. Perché mi vogliono morto? Già? Quella Madonna.
Non è neanche arrivato. Tanto che non passa da divano, giusto? Passateci, gran figlio di una simpatica signorina. Se ti metti qui e poi questa cosa che faceva spirito protegge i nemici, subiscono dimezzata. No, azzarda. A dove te ne vai? Di quanti ne vanno venire, scusami. Ah, quante belle palle di fuoco. Allora. Non così. I have missed this. The adventure, the danger, the kicking of butts. Lutkin's easy these days. One day, I'll catch a break. A che poco, questo non ho capito. Grazie. Scusate, no. E questo non ho capito, se infligge danni solo a questo e poi dai, ma se, o se faccio così colpisco tutte e due. Eh no, ah, non mi interessa. No, forse tipo un, non ti dico cosa, ma tipo una mini palla di fuoco. Così non ha cazzo di senso. Allora, bye forever, pal. Say bye bye. Visco, perché mi odiano tutti qui dentro? Va. Vabbè, io li ammazzo tutti, non ho dei problemi, però tutto per sapere.
Non posso farlo sì per turno. Allora, non mi fa entrare dentro per forza. Basta tipo da qua. Survival is all that matters. Swallow your battle cries, fiend, and wash them down with steel. See how my skull shines? It is so you can see the fear in your own eyes. Sometimes the only way out is through. Ma siccome avete rotto la stanza di Zibidei. Capisco, ma io non volevo. Non capisco perché tutto il pugno fiammeggiante ce l'ha con me. Ripeto, io vi ammazzo tutti comunque, non ho di questi problemi, però.
Oh, madonna. Ma tutti devono fare critico qui dentro, non ho capito. Perché se è così, non lo sapevo. Mancano un po' di tizi nell'ordine. Però. Quali sono io? Cosa sta facendo? Ah, ok. Oh. My blade will be the decider of signs. Sì, direi che adesso andare in Ira ci sta, eh? Mm. Buono, non sono andato qui io. C'è la concentrazione, non sia a caso. Direi che sei un po' barbara anche tu. Parla che non parta con l'opportunità, perché? Veramente? Sì, da dove? Da dove mi stai venendo a prendere? Questi gran cazzi proprio. Giusto per minacciarti un po', eh.
Ho rotto il cazzo, però. Ci ce n'hai 12.000. Vaffanculo. Ovviamente punti a me perché sì. Tanto dopo devo riposare per forza. E va con culo. E mi prendo un po' su lungo perché poi non ho capito perché mi stanno attaccando, però va bene. Sembra una sono senza, però. Anche perché come hanno fatto a sapere che sono stato io a disattivare... Quanti ce n'è ancora qua? Hamster hears and I obey. Ah, un pezzettino di merda. Buonasera Simone. Il mago ce lo togliamo dalle palle, eh? E dai, ti cute. Guarda. Allora. Come la va? Ci provo.
Minsk. Ah, per me va anche bene, di questi problemi. Dai. Quindi ci attacchi. Non so fare neanche io critici, stronzo. Faccio così, faccio prima. Dai Minsk, tirati su. Già. Parti il fucile breve. Allora. 1, 2, 3. I peggio morti. Ora io devo andare su. Allora il problema è che senza... Io dove devo andare? Questo qui no, e porca troia, no. Ah, quindi non è di là. La farò, altro a... Quindi se non è passaggio qua. Capito dove cazzo devo andare per andare su. Cosa di roccia del dragone? E venga. Questo passaggio dove mi porta? Dove ero prima? Chi non è qui però, il tizio? Dov'è ora il tizio? Secondo te, senti, dovrei andare su. Alla opzione sono due: o sono cieco io e veramente stronzo, e io scale che vanno verso l'alto non le vedo. Quella è una tesoreria, non penso ci incasti un cavolo. Dov'è? Che vanno verso l'alto.
Oh madonna. Allora. Sala dell'udienza. Sarà lì. Allora, ma... Cacchio. Says Boo, even a dull blow will break your bones. Never a dull moment. Non so cos'è, ma nel dubbio. Così non vado. Sì, fa meno male, raga. Non ci pensare nemmeno. Ora. Simone! Buonasera! Ok. Ma Simone che fa? Io non lei. Puretta. Ora. Chi è che caga tutte queste bombe che hanno un po' rotto coglioni, eh? Onestamente. Ora. Non so cosa fallo di eBay. Uh.
Vabbè, sei stupido, per me va bene che se rimani lì, Attieni là. E il mio piccione, tutto questo, che cazzo di fine ha fatto? Quanto ha di robustezza, scusami? 10 da? Ah! In effetti... Sì, almeno tu non spari più granate. Non ci arriverò mai a prendere questo. E invece... Se sei un coglione, amico, io non posso fare niente. Una cosa con me. E con me. Scusate, sono così in diretta. No, vedete quello che hai fatto te. Tizio che ha fatto il pezzettino con Dario Moccia, che diciamo non faceva una bella figura davanti a. Perché stava usando tipo un ragazzino eccetera, poi lui no, i bambini, ci penso i bambini. Quando è che la gente ti imparerà? Non è perché sei un conto di Pietro, allora ah, puoi fare il cazzo che vuoi. Sì, infatti. Fatto tutto solo per curare e io c'ho fa perforante, ovviamente. Può essere una cosa inanimata, ovviamente. Questo è un po' inutile. Gli attacchi a distanza, ovviamente roba a distanza, no. No, c'è questo. È immune ai danni da fuoco, giustamente. Che deve essere solo per... No! Ti prego, Simone, c'è questo pezzo di che hanno... Sai come fanno su TikTok, come anche su YouTube in realtà, che condividano le... tip degli streamer, esatto. O degli influencer grossi, mettiamola così. Esatto. E banalmente cosa è successo? 36... che appunto hanno condiviso un pezzo di una live di Dario Moccia dove in que- non so per quale motivo in questa live c'era anche un ragazzino piccolo, sicuramente minorenne. Vabbè, e banalmente in questo pezzo il comportamento di Dario, che è sempre espansivo ed eccentrico, per l'amor di Dio. Io l'ho conosciuto dal vivo, lui fa forte vesti, la ricone essere un cagacazzi che gli vorresti dare le mani nel muso. Noi l'abbiamo beccato infatti due o tre volte, gente che andava a fermare, faceva il coglione, li prendeva per il culo, tante volte li prendeva per il culo, noi in quel momento non si becca purtroppo nel momento in cui sarebbe da prenderla a schiaffi, ma ve lo dice anche lui che ha un carattere del cazzo, quindi. Se vuole avere live, lo dice spesso anche lui che ha un carattere che passa dal... Ok, essere interessante a volerlo prendere a schiaffi.
Il problema è che però te lo puoi permettere quando sei con i tuoi amici o con gente che ti conosce, non quando hai 20-30 mila persone che ti seguono in live, tra cui la maggioranza sono ragazzini, che li fai vedere che è bello bullizzare la gente. Ah, è divertente prendere per il culo. Ah, cazzo, non posso fare. Ma comunque, scusa. E semplicemente appunto non ci sembrava carino quantomeno il questo posso farlo? Porca miseria. Vabbè, intanto però distruggo uno. Non volevo ucciderti, però e stai lì, sei un pirla e io non posso farci niente. Non è finito. Ok. Il discorso lo taglio per completamente. Allora, metà. Beh, banalmente, ragazzi, il problema del almeno di quel momento, poi ovviamente può essere stato decontestualizzato, tutti i problemi che vuoi, solo che in quel frangente l'espansività di Dario, cioè, sembrava quasi voler dare merda al ragazzo, cioè, nel senso, ecco, era, sembrava proprio un perculo perpetuo al ragazzino, che è un ragazzino piccino, cioè ci vuole niente a prendere in giro un ragazzino piccino, soprattutto se non è conscio dell'ambiente in cui è o è ingenuo di natura. Quindi, ragazzi, semplicemente il fratello ha fatto notare: ragazzi, siete un po' delle merde, se cioè, per voi va bene comportarsi così con un ragazzo piccolo. E a quanto pare uno che gli ha risposto a lui nei commenti è i bambini, chi ci pensa i bambini. Ma il discorso non è tanto del chi ci pensa i bambini, il discorso è: c'era bisogno di perculare un ragazzino, cioè, nel senso, non c'avevi altro modo per divertire il tuo pubblico che perculare un minorenne, cioè, quello che mi viene da dire. Ma se è stata una cosa organizzata, o il ragazzino comunque si pensava che lo prendesse in giro così improbabilmente. Ragazzi, io ve lo farei vedere quel pezzettino. Cioè, lui praticamente ogni infatti c'è anche quello con Buffy, a un certo punto si lo blocca perché sì, ho capito, stai zitto, Dario, no? Lui non dice più niente, lo sta interrompendo ogni 3x2. Sì, va, cioè, ok, poteva dire anche delle cose che potevano essere effettivamente delle minchiate, ok, ma guarda, cioè, ci sentiamo in colpa io e Mirko alcune volte quando sovrastiamo le vostre, cioè, le vostre idee. Vi blocchiamo, diciamo delle battute a scherzare perché ci viene in mente che potremmo dare un punto di vista sbagliato se c'è qualcuno giovane che ci segue. Cioè, non sono arrivati a giustificarsi con una frase che ho sentito dire agli Otobi e altri che mi fanno incazzare come la merda fa. Oh, non sono mia tua, non mi posso più preoccupare di. Sì, porca puttana, sì. È questo che la gente non capisce. Tu hai un migliaia di persone che ti seguono. Sì che ti devi preoccupare di quello che dici, porca miseria. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Papà, ma ci devo apprezzare il tuo genitore. Fanno no, porca miseria. Perché il tuo genitore che quando guardavi la televisione erano lì a dirti questo non si guarda, questo si guarda? Cosa cazzo state dicendo? Dai! E allora anche i professori, cioè, anche se loro devono fare il foto, fa. Vabbè, ma io gliela insegno la materia, non è mica problema mio se poi non la prendono.
io gliela segno, non me ne frega un cazzo, e poi anche se prendono due non me ne frega un cazzo, non è colpa mia, se te che non hai imparato, scusami ragazzi, ma che discorsi sono? Allora go. E poi anche scemo il tutti che fanno, perché è stato coniato un termine che dovrebbe far capire che quello che dicono è una minchiata, perché non sono content creator ma comunemente inchiavati influencer, perché influenzano delle masse. Ti basta solo capire questo, che devi stare attento a cosa fai, a cosa mostri. Ragazzi, basta vedere che nel periodo di Fabi J c'erano tutti i ragazzini, tutti i ragazzini iniziavano le loro live con un cappello in testa, con delle cuffie, facendo bella ragazzi, bentornati. Perché? Perché copiano chi guardano. Ma che sono curioso. No. Sì, però questo dovete ragionare. Dice che sopra non ci vado sopra, mi sparo con la catapulta. Ah, tra l'altro c'è di dormirmela, però vabbè, sì, c'è il pozziere. Dice che è ancora più in alto. C'è nient'altro qua sopra. Devo andare in bagno. Possibile che per trovare tizio devo fare un giro di 7 piedi. Allora, saranno delle scale indietro, si spera. Ma me le sono perse? Non si qua? Una torre? Siamo? Ha bisogno pure delle trappole? Sei stordito per un altro po'? Ci passate per forza sopra, vero? Sì, me ne sono accorto, ci sono le trappole. E presumo che lui sia qua. Ok. Basta sta cosa delle mine. Dai. Guarda da coglioni ste mine. Eh?
Sarebbe stupido. Domanda, cosa c'hai tu addosso? La colpa di forza di una adesso per essere immune ai danni da buoni, cioè danni fare più uno, no? Pure sì, vabbè. E più. Poi dall'altro visto le caratteristiche, le statistiche, dai, e poi gli vogliamo dare anche una fetta di uno limone. Questo qual è? Questo è un inceneritore. Sì, vabbè. Forse. Che roba è? Cosa gli dà questa cosa lì? Resistenza ai danni elementali. Ah, resistenza. Ah, allora. Ma non da forza. E ci devo provare. Ah, un certo tipo. Ah, sarebbe stato fichissimo. Quanti tenete? C'hai 1000 punti vita. Non posso spostarmi dall'altro, vero? Pareo. Ok, te cosa non sono bonus. Io non arrivo anche a prendere quello. Che radioso non è considerato. Si dà anche quello. No, abbastanza invece, peccato non ci arrivo con questo che i danni da forza non portano. Sì, però li faccio 3 di 10. Adesso non considerare questo, adesso media tanto sono le mune a fuoco. Qui io ignoro le resistenze, ma io ti sparo un po'. Ok. E mo? Ok, anche se facessi sta cosa sarebbe un po' inutile comunque. Ecco,
ce la farà? No, può. Però gioco, se non mi puoi prendere, non mi prende attacco d'opportunità, dai. La cosa è una cacata, però. Ci vai. Buono. Cos'è che si è fatto? Ma ci spiegate la cosa, come si sta avviando di presso? Chi stai affrontando? È l'ultimo dei tre stronzi, come cattivone, mettiamolo così. Ora allora, rotto il cazzo, bro, amico. Dai, dov'è? Sta cosa di grande ho rotto un po' il cazzo, eh? Ok. E anche colpirlo, ma... anche no. Allora, dimmi così proiettili, vero? Che colpi ad aria? Posso? No. Colpi ad aria no. Sembra un po' stupido, tutto vale.
Faccio questo, faccio prima. Allora. L'arte dov'è? Ok. Dura? Poi io buccio che è una bellezza, però. Colpisco al 20%. Appunto ci voglio provare, ma che cazzo. Te l'ho levato i punti di vita, stronzo. Sei attivato. Cosa ha fatto? Questa entità. Quando la si rompe subisce 8 di 8 danni a forza. Non c'è il movimento. Boia. E la madonna. Strana. Ovviamente ti manco. Che palle sti cosi. Allora, oh, questo morirà prima o poi. Il tavolo non si era rotto tutto questo. E che faceva più alla D7? Era lei? A schifo un pilo da qua. E vabbè. What? Da quando? Ho capito se è per la granata o per lo... Intanto tu leva questo.
La mano gigante sarebbe un qualcosa che se mi piglia su cazzi amari. Questo strano presentimento. Dai. Questo è sempre un morfosse. Per quale motivo però? Sì. Immune al fuoco, immune a quello, però ti manco Brutals, quindi ok. Cazzo dall'aria. Ora fai pugni ovunque. Fammi capire. Ma 9% addirittura, dai. Ma sono bravissimo. Gli ho fatto un cazzo. Sono contentissimo. Si è fatto male da solo e pirla. Non è un coglione, scusami. Non può farmi attacchi d'opportunità. Però aspetta. Non mi viene. Niente. Tutto tre quarti del cazzo. Sempre immune al fuoco. Sempre immune al fuoco. E che palle. E la madonna, scusami, quanto cazzo hai 16 hai? Io faccio così schifo a prenderti. Eh beh, sì. Faccio 1-2. Così, decisamente sì. E ti sparo un dardo incantato di quinto livello, vediamo un po' se si ragiona. Ti ho lasciato 16 punti ferita, stronzo. E basta. Ma però te sei un coglione. Ah, ok. Parte il togliti di lì. Ed è che cazzo ti faccio io? Massimo ti ha dato una canzone. Oh. Dai. Ma deve durare dell'arta sta cosa? Allora, io sapevo cosa Lord Ghost, cioè. Eh già, abbastanza, Carla.
there should be a sunset for me to ride off into. Or an orchestral swell, or something. C'era, che non ho sentito. I killed the bastard who ruined my life, and my prize is that I get to crawl into a corner and die. Am I fucking missing something? It makes no sense. None of it makes anything. He's dead. And he's no fucking sorrier now than he was before. What was the point? I'm still dying. I'm dying. I'm going to die. Beh, oddio, in realtà c'ho una chierica che ha un miracolo. I'm going to be as dead as a Gortash any day now. Any moment. And what then? Off to the City of Judgment to waste into oblivion? Into the dirt to get eaten by maggots? Is that it for me? Is that fucking all? And you, you'll just keep going, won't you? Watching the stars, warming your hands on the campfire, dancing, eating, making fucking love, all, sì, all of it, all of it! That's my reward for everything I suffered! That's why I survived 10 years of torment! The fighting, the clawing, the loneliness, the fucking loneliness! All of it, so I could rot! Because the person I trusted the most gave me away to the devil. It isn't fair. I don't want it like this. Oh, sono e ho forse sfruttato. Try. Io lo farei. Beh, io desiderio ce l'avrei volendo. Let's get out of here. I've always hated this place. Stupid fucking gigantic bridge or whatever. I think I need to go to camp for a while. Be alone. Scream at the sky. You can come and find me later if you want to. Thanks for listening. For existing. Love you. Time to pack it in for the day, I think. Allora, non puoi essere né afferrato né altro, eh? Per intuizione intimidire e cassa armatura più uno. Ma è una merda. Ottieni più una alle prove e ti servizio su carisma. Ma è una merda. Adesso più due, adesso una cosa anche tenere. Quanto con gemma le derese. Ok. E ora le abbiamo tutti e tre. Comunque sì, ragazzi, nella prossima run, perché sì, ci sarà una prossima run, direi che lui bisogna farlo appena ce lo diano, perché se no mandi a puttane completamente tutto.
Netherstones pulse with psionic energy, permeating you, pulling you in line with their rhythm. The thrum quickens, rising, cresting on a single feeling. A location. As I expected, the docks under the city must lead to a morphic pool. That's where the Chosen imprisoned the brain. You are right to be cautious. A fight with the most powerful being in all the realms. Sì, anche perché vorrei fare anche quello del GTA. Once we cross into the Elder Brain's domain, lo so. No turning back. Quindi presumo che domani pomeriggio finiamo il gioco. Sì. O comunque facciamo la parte finale. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Sì, ma non sono immaginato. E ora mo sono cazzi per diabetici, come si suol dire. How much farther can I go? My friend, now we have settled the matter of the guild, I fear there is something I must tell you. You and Boo both. It may shock you both to know, but Minsk and this Stone Lord, they are one man. The same one man. Lo sapevo già. That same one man is Minsk. Lo sapevo già. Minsk does not blame Minsk. Minsk blames the Stone Lord. But if the Stone Lord is Minsk, then, well, Minsk grows dizzy. I wish to believe the Stone Lord's evil was the world alone, attainting my thoughts with foul dung. But I see now the dung was within Minsk all along. So I wonder. If Minsk can be a villain and nine fingers a human, sì, Minsk. Must it be so? A parte che te dire che ci sono sfumature di grigio, Minsk te a malapena riesce a capire il bianco e il nero. Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts, says he, and more breaking of bad bones. But still, I would hear what you have to say on the matter. Non incasinarti. Dai, ragiona un po'. Of course. One look into his beady little eyes should be enough to tell Minsk there's pure and untainted goodness in this world. Oh, thank you, my friend. As ever. I shall do only what my heart and hamster tell me to. Kill the villains! Kill them all! Break them beneath my boots, no matter how they squeal for mercy. Ah, I feel better. Minsk is ready to go and do some butt kicking. Vabbè, if indeed we have done to rid Faerun of this man, all helm hair and a haughtiness. Oh, this was the Lord Gortash we were sworn to do battle with. Bello, ci sei arrivato adesso? Va bene. Better then. Va bene. Do not be so. Cosa è arrivato adesso? Perché il tizio che abbiamo sconfitto prima era il tizio che dovevamo sconfiggere. For the rest of it. Well, we will find a way to save her. Will we not?
La fosse per me. Do not be sad, Boo. Karlach vanquished a villain today. You see, Boo? You quiver in vain. In the meantime, perhaps we can find a way to bring Lord Gortash back. Perhaps it would lift Karlach's spirits to kill him a second time. A little rest to brush the road from Boo's fur. Oh. Karlach. First in my heart. Hey, soldier. You're back. Yeah. Despite my best efforts. I kept trying to flop over and give up, but Karlach just won't let me. Did I miss anything important? I missed you, too. You know, I wouldn't have bothered falling in love with you if I'd known saying goodbye would be so hard. I probably would have exploded somewhere around Scornable, so at least a trip home would be short. I'm trying to stay here, now, alive while I can. But it's like my mind is whittled down to the black hole that should have been our future. Wow. God, you're so right. And we are beautiful, aren't we? This is... it's everything. Ugh, I'm sorry. I don't want you to be sad. I mean, I do, but not too sad. Maybe. But I think the gods are trying to show me my fate. And I think I'm ready to look at it. Speaking of which, there's something I wanted to ask you. Yeah. Will you stay with me when it's time for me to go? I think I can do anything if you're there. Even die. All right. But if we don't, I hope I can count on you. You haven't let me down yet, and it'd be a poor showing to start now. Now, enough tragedy. I'm not gone yet, and our schedule is packed with important heroics. That's impossible. Plus, if I cry anymore, I'm going to run out of tears and start leaking motor oil. Thanks for everything, darling. I love you. A lot. Però amica, io vorrei riaverti nel party. Ehi. Fuck yes. Ok. Quindi, ora si salva. Quindi dici che domani è la parte finale. Sì, perché mi manca proprio di andare a affrontare il... cioè, questo se non mi ci manda lui... abbiamo sconfitto la prossima lasciare la casa spera, dovremmo aspettare la prossima cosa per entrare nel prisma. Che non so qual è. Ormai poi cercherò. Comunque, vi vedo altra gente che mi deve cagare il cazzo. Ma quello lo facciamo domani. Quindi, ragazzi, grazie per aver visto questo contenuto. Noi ci vediamo domani pomeriggio dalle 13 alle 16 qui con Baldur's Gate 3. Ma domattina alle 9 alle 11 con Baldur's Gate 1 su Kick con Andrea. E grazie a tutti, alla prossima. Ciao.